Grazie Presidente. Io da 9 anni ho il grandissimo onore di essere sindaco di un bellissimo paesino della Bassa Bergamasca, che è Misano di Gerardadda, e ho anche l'abitudine di guardare in faccia i miei concittadini quando faccio un discorso pubblico. Questo è uno dei grossi problemi di questi palazzi romani, perché i cittadini hanno la fortuna di vederci, ma noi non possiamo vedere le loro espressioni, quindi non possiamo capire se sono d'accordo o meno con quello che stiamo dicendo. Quando noi usciamo da un consiglio comunale andiamo al bar del paese, non andiamo alla buvette, e dobbiamo rendere conto immediatamente ai nostri concittadini di quello che stiamo facendo. Se abbiamo fatto qualcosa di buono, abbiamo la fortuna di vedere nei loro occhi e nei loro sorrisi riconoscenza e rispetto. Se abbiamo fatto qualcosa di male, sono dei grossi problemi. Non dopo qualche mese o qualche anno subiamo le conseguenze, ma immediatamente. Chi di voi non ha mai amministrato un piccolo paese o una cittadina di provincia, e non mi riferisco a città grandi come Firenze per intenderci, non può nemmeno immaginare i miracoli che si possono fare quando la gente si sente parte di una comunità. Cittadini che collaborano. Cittadini che collaborano con le amministrazioni comunali nonostante avrebbero il diritto di ricevere servizi adeguati per le tasse che pagano. Ma voi, governi precedenti, avete mortificato le nostre comunità locali, avete creato addirittura la provincia dei comuni distruggendo province e comuni senza eliminarle ma lasciandole senza soldi e senza dipendenti. Senatore Monti, per difendere il paese dalla troica avete distrutto i comuni, avete addirittura abolito gli assessori consiglieri tagliandoli, perché un assessore che percepiva 100 euro di indennità al mese era un grave spreco e un grave danno per il debito pubblico italiano. Qui però di tagli non se ne sono mai fatti e inizieremo a farli noi adesso. Io oggi mi faccio portavoce di tanti miei colleghi sindaci, leghisti ma anche di molti altri colori politici e anche sindaci che hanno i rappresentanti in partiti che non sono in maggioranza. Questi sindaci vedono in noi una speranza dopo anni di tagli folli, vincoli demenziali e una burocrazia ormai tragicomica. Sindaci con cui ho collaborato in questi anni in modo molto costruttivo, al di là dei colori politici e per il solo bene dei nostri cittadini. Cosa che mi auguro sia possibile fare anche qui, anche se per alcuni ne dubito. Da settimane però si sente un'aria nuova in questo paese. Si sente un'aria di speranza, ottimismo e la gente è con noi, ci incoraggia per strada e ci fa capire che sono dalla nostra parte. I cittadini hanno scelto chi lasciare nel passato e chi portare nel futuro. Mi rendo conto che per alcuni di voi sia difficile essere messi in un angolo. Quello che non capisco è la mancanza di rispetto che continuate a avere nei nostri confronti, perché in questo modo voi offendete i milioni di persone che ci hanno eletti. Io voglio che uscendo da questi nostri palazzi romani, noi parlamentari e voi ministri, possiamo andare al bar. Sarà a Roma, non sarà in un paesino, possiamo guardare la gente negli occhi e capire se stiamo lavorando bene o male. E i cittadini saranno finalmente, dopo tanti anni, orgogliosi dei propri governanti. Ministri, io vi faccio buon lavoro, Presidente Conte. Usate sempre il buon senso, avete in mano un grande potere, è il potere di rendere i cittadini tristi o felici. Imparate dagli errori del passato e usate con molta cautela. Buon lavoro a tutti. Ha chiesto di parlare.